che invece non andava fatto ecco, ed è quelli stato che fatto. avrebbero potuto fare qualcosa non l'hanno fatto, quelli che invece oggi, come la presidente della provincia abruzzese La Pezzopane, poco fa anche ospite della nostra televisione, della nostra trasmissione Tempi Dispari, ha detto: io credo alle tesi di Giuliani, probabilmente se ci avessero creduti in tanti avremmo salvato più persone. Sì, sarebbe bastata molta più umiltà da parte di chi ha gestito in tutti questi anni. Umiltà nel cercare di osservare ciò che da tanto tempo noi andavamo dicendo proprio agli enti preposti alla sicurezza e al terremoto. Io ringrazio il Presidente e la Presidentessa Pezzopane, noi eravamo 3 mesi prima del forte evento dell'Aquila in collaborazione con la provincia, con la protezione civile della provincia dell'Aquila, perché le nostre macchine, quelle che erano accese in quel momento, le 3 stazioni, lanciavano gli allarmi sismici da 3 mesi alla protezione civile, proprio perché loro potessero verificare nelle 6-24 ore il generare degli allarmi sismici con i terremoti che venivano poi riscontrati dalla sala sismica di Roma. Sì. Senta, ecco, il sismografo e il suo strumento, qual è la differenza? Mi chiede un qualche cosa di veramente molto importante e molto grande. Fino ad oggi in Italia, se mi dà un minuto, prego, gliela dico, fino ad oggi in Italia da più di 15 anni è utilizzato sostanzialmente per la ricerca anche il sismografo. Qualcuno una quindicina d'anni fa disse: costruirò in Italia la più grande rete sismica del mondo e vedrete che fra 10 o 15 anni noi saremo in grado di potervi dire dove avverranno i forti terremoti. Tutti questi soldi che sono stati dati per questo tipo di ricerca, perché non ci hanno avvisati dopo 15 anni quando si è verificato il forte terremoto, che ci sarebbe stato il forte terremoto? Tutti questi soldi che sono stati spesi per questo tipo di ricerca. Allora queste persone, io vorrei dire, è che queste persone contano ancora oggi e decidono di questo tipo di ricerca. Vorrei dire, signori, il sismografo non permetterà mai di poter prevedere un evento sismico. Fuori dall'Italia e in Italia anche, ma in gran segreto, in tantissimi sono i ricercatori che non ottengono finanziamenti per lo studio dei precursori sismici, cosa che invece all'estero viene fatta. Al lago di San Francisco sono stati presentati più di 2.900 poster che riguardavano lo studio sui precursori sismici proprio sul terremoto dell'Aquila, cosa che in Italia non è mai stata permessa. Abbiamo dei valentissimi ricercatori, ecco, quanti di questi ancora studi, molto mi scusi, più bravi di Giuliani, tantissimi, ma lo fanno in segreto, senza finanziamenti, di nascosto. Io posso citare qualche nome, il professor Biagi dell'Università di Bari, acclamatissimo ed accettatissimo all'estero, proprio sui precursori sismici, ma non riesce, credo, per quanto io ne sappia, l'ho conosciuto proprio in San Francisco, non riesce ad avere fondi per portare avanti le sue tesi e gli studi sui precursori sismici. Il professor Tramutoli della Basilicata, professori dell'Università di Catania, di Palermo, mai nessuno li ha visti questi personaggi, mai nessuno ha potuto osservare i lavori di questi professori, ecco, invece che invece vengono a San Francisco sono stati valutati, sono stati vengono presi in considerazione, vengono. Il suo è stato considerato attendibile e riscontrato. Sì, Giuliani, la cosa bella in questi congressi è che si fa la presentazione, si parla della propria ricerca sperimentale, dopodiché
due o tre giorni si aprono i lavori con le collaborazioni con tutti i ricercatori stranieri che vengono a chiederti le esperienze, vengono a chiedere di aprire delle collaborazioni per portare avanti congiuntamente le varie esperienze a livello internazionale. Così abbiamo avuto la possibilità, ho avuto la possibilità di potermi correlare con ricercatori giapponesi, con ricercatori addirittura italiani e ci siamo dati appuntamento per questo nuovo anno per far partire una collaborazione internazionale che prevede già in questo momento l'utilizzo del satellite della NASA che sta monitorando dopo la richiesta che ha fatto Giuliani, almeno fino ad aprile, alla fine di aprile, controllerà il territorio dell'Aquilano insieme alle stazioni di osservazione di Giuliani. Perché lei ha avuto un riconoscimento importante anche dalla NASA, bisogna dirlo. Sì, e loro mi hanno messo a disposizione il satellite fino alla fine di aprile 2010. Senta Giuliani, tra l'altro lei è arrivato a questo strumento, a questo macchinario in modo abbastanza anche fortunoso, fortuito, diciamo, insomma attraverso tantissime coincidenze. Ecco, attraverso tante coincidenze. La prima coincidenza è stata dunque l'equipe che ha lavorato intorno a questa macchina dal 2000 è stata sostanzialmente la mia famiglia, i miei figli che mi hanno sempre creduto, mi hanno dato una mano. Se mio figlio non avesse acquistato il locale dove teniamo il nostro laboratorio e che ha uno scantinato 3 metri sottoterra, noi la scoperta non l'avremmo mai fatta. Se noi avessimo, come era nelle nostre intenzioni, acquistato un radometro convenzionale, quello che viene utilizzato da tutti i ricercatori, noi la scoperta non l'avremmo mai fatta. A parte il fatto che costava 40 milioni all'epoca. Costava troppo, non l'avete potuto comprare. Abbiamo costruito una macchina che incidentalmente ci ha permesso di vedere cose che i ricercatori che fanno ricerca sul radon oggi in Italia e all'estero non hanno la possibilità di poter osservare e vedere. Non solo, ma avere tutte le informazioni che in questi 10 anni ci ha dato sulla fisica del radon che si allontana un tantino dalle informazioni, cognizioni, dalle conoscenze che oggi la scienza ha sul radon. Ecco, se si potessero osservare a fondo e studiare a fondo 10 anni di osservazioni che noi abbiamo portato avanti, allora in tanti capirebbero che il terremoto può essere previsto, perché, voglio ripeterlo ancora una volta, tutti i fenomeni che avvengono nell'universo hanno una causa che li producono e di conseguenza studiare la causa del fenomeno ci dà la possibilità di poterlo prevedere. Senta, io guardando ecco, la sua ricerca, i suoi studi, anche il suo libro, è evidente che c'è una grande passione, una grande spinta anche emotiva verso tutto questo. Lei in questi ultimi 9 mesi con che stato d'animo ha lavorato? Com'è tornato alla sua ricerca? Noi non ci siamo mai fermati. Il terremoto il 6 aprile ci ha fermato tutte le stazioni. Noi il 7 abbiamo riacceso la prima stazione e poi giorni a seguire le abbiamo ancora tentato di riaccenderle tutte. Il mese successivo eravamo in grado già di far funzionare 5 delle stazioni che avevamo. È stata dura ma abbiamo avuto il coraggio di ricominciare praticamente da zero perché erano nati tantissimi sostenitori. Incredibilmente tutti volevano che Giuliani andasse avanti nelle sue ricerche, non solo, ma erano arrivati dall'estero tantissime richieste affinché io portassi non solo avanti la nostra ricerca sperimentale, ma addirittura potessimo trasportarla fuori dall'Italia, perché in tantissimi all'estero erano convinti, e lo sono tuttora a maggior ragione,
che la ricerca che abbiamo fatto fino ad oggi ha una grande base scientifica. Sì, una grande base scientifica. Grazie Gianpaolo Giuliani, in bocca al lupo anche per tutti noi. Speriamo che i suoi studi ci aiutino a sapere in anticipo, anche magari prima di un giorno, certo, la prevedibilità di un terremoto. È quello che ci riproponiamo. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro.